Anticipazioni Un posto al sole. Trama puntate, dall'11 al 15 gennaio 2021. Filippo e Leonardo, sequestrati. Lunedì, 11 gennaio 2021. Jimmy e Bianca, dopo la vicenda legata alla volta scorsa, connessa alla mancata osservanza delle raccomandazioni dei loro rispettivi genitori, sono molto provati. Nonostante tutto, sembrano aver capito bene la lezione. I buoni propositi che animano Filippo nei riguardi di Leonardo Arena potrebbero causare all'uomo non pochi problemi. Sarebbe opportuno, per il Sartori, mantenere la linea del rigore. Ci riuscirà? Alberto sta per trasferirsi nel suo nuovo appartamento, da single. Giulia, risentita per la situazione di Clara, cerca di rovinare tutti i suoi piani. E si mostra molto disponibile all'ascolto, quando la ex cameriera la contatta, in cerca di conforto. Cerruti si rende protagonista di nuove imprevedibili ed esilaranti avventure. Nella faccenda, finirà per coinvolgere anche Guido? Intanto, quest'ultimo è sempre più preoccupato per ciò che potrebbe accadere. Serena sta molto male, e da lei e dalla piccola Irene manca tantissimo Filippo. Lara nota le difficoltà di Ferri e della nuora di quest'ultimo. E sembra goderne. Che cosa nasconde la Dark Lady? La donna potrebbe essere implicata nel sequestro dell'Arena e del Sartori per via dell'odio viscerale che nutre nei riguardi di Roberto? Oppure no? Si sente illusa ed usata nonostante la love story in corso. Qualcuno se ne accorgerà? Martedì, 12 gennaio 2021. Raffaele e il figlio Diego continuano a discutere riguardo ai differenti punti di vista sulla vita in generale e sul lavoro. Il clima che si respira a casa Giordano è dunque molto teso. Nel frattempo, una nuova rivelazione di Leonardo Arena riguardo alla misteriosa morte di Tommaso Sartori cambia improvvisamente l'atteggiamento di Filippo nei confronti del suo antagonista in amore. Clara, dopo aver ascoltato i consigli della signora Poggi, mette il Palladini di fronte ad un ultimatum. Se si trasferirà nel suo nuovo appartamento, potrà dire addio al suo bambino e a lei. L'uomo, scosso, inizia a diventare molto riflessivo. La convivenza tra Vittorio, sempre più demotivato e senza stimoli, e Cerruti si preannuncia molto turbolenta. Per nulla tranquilla. Intanto, il giovane del Bue, forte dei consigli di Patrizio, cerca di recuperare il suo rapporto con la fidanzata Alex, indecisa sul suo futuro, in Spagna. Che casa farà la ragazza? Partirà? La Parisi non se la sente né di lasciare Vittorio solo a Napoli, né la sua famiglia, faticosamente ricostruita. Cosa ne sarà di Mia? E del padre delle Parisi? Alex ha paura di scombussolare tutto. Intanto c'è chi è in attesa di una sua risposta. E Alex lo sa che temporeggiare e vivere nell'indecisione più totale serve a ben poco. Mercoledì, 13 gennaio 2021. Mentre Alex vive un inizio anno nuovo, contraddistinto da innumerevoli incertezze in ambito lavorativo, Vittorio sembra concentrato unicamente su se stesso. Il ragazzo trascorre troppo tempo sui social network, a chattare ed a lavorare. E sembra molto annoiato e demotivato. Ciò, quali conseguenze produrrà nella sua vita e nel suo rapporto con la Parisi? Serena è sempre più angosciata a causa della prolungata assenza di Filippo, che insieme all'Arena è stato catturato da due delinquenti malintenzionati. Cerruti si compiace per la gelosia di Sarti verso il suo nuovo inquilino. In realtà si tratta di un grande equivoco. Vittorio, intanto, quasi all'improvviso, si rende conto del talento creativo di Alex. E le fa mille complimenti, spronandola a partire per la Spagna prima che sia troppo tardi. Potrebbe pentirsene. Desideroso di alleggerire Nico riguardo alla gestione dello studio, Renato avanza al figlio una sorprendente proposta. Come ribatterà l'avvocato? E soprattutto, gli farà piacere? Ferri è sempre più agitato e, soprattutto al lavoro, non riesce a concentrarsi sui suoi obiettivi.
teme fortemente per la vita di Filippo. Lara ne gode tanto. Il suo scopo è indebolire sempre più Roberto, fragile emotivamente, dopo la partenza di Marina. Giovedì, 14 gennaio 2021. Serena vive momenti di forte apprensione e sempre più in ansia, ed è sul punto di crollare. Leonardo versa in condizioni molto precarie. Ce la farà a riprendersi? Si salverà? Oppure dobbiamo prepararci ad un addio inaspettato? Filippo si decide a chiamare, finalmente, Serena, fornendole anche istruzioni ben precise per risolvere la delicata situazione in cui si ritrova. Mentre la Martinelli intuisce tutto ciò che sta succedendo ed è sempre più in tensione per la rovina del suo piano e le possibili ripercussioni sulla sua vita, Roberto decide di agire di testa sua. Così facendo, rischia però di mettere in pericolo la vita di Filippo. E forse anche la sua stessa esistenza. Cosa ne penserà Serena? Allerterà le forze dell'ordine? E soprattutto, Ferri la informerà? Vittorio, intanto, cambia tutto e fa un appello ad Alex, indecisa riguardo alla proposta che la porterà a Madrid per tantissimi mesi. Vuole convincerla ad accettare il lavoro, in quanto un rifiuto potrebbe costarle veramente caro. Ma c'è un dubbio: i due riusciranno a gestire il loro rapporto, stando a distanza? Quel che è certo è che li attende una durissima prova. La Parisi, intanto, chiede al ragazzo un nuovo confronto. Nico non ha ancora dato una risposta al padre, il quale vuole a tutti i costi convincerlo ad accettare. Venerdì, 15 gennaio 2021. Chi vincerà tra Renato e suo figlio Nico? Patrizio è molto preoccupato per tutto ciò che sta succedendo tra Vittorio ed Alex. Ma ad un tratto intravede uno spiraglio di luce. Cerruti e Guido, intanto, si rendono protagonisti di nuove esilaranti avventure. Mentre Serena lotta con Roberto per quanto concerne il pagamento del riscatto, Lara sembra guadagnare sempre punti agli occhi del suo amante. L'uomo non sa che si tratta soltanto di un inganno e non di amore. Filippo prende sempre più consapevolezza che la situazione drammatica che sta vivendo potrebbe precipitare da un giorno all'altro. Ce la farà a sopravvivere? A rivedere sua moglie e la piccola Irene? In verità, il giovane versa in condizioni veramente critiche ed è stremato dalla dura detenzione forzata. Clara è sempre più disillusa riguardo alla sua relazione con Alberto Palladini, che intanto effettua una scelta frettolosa, di cui potrebbe pentirsene amaramente. Convinto che il suo legame con il Sarti sia in procinto di giungere al capolinea, a causa della presunta attrazione di lui verso Vittorio Del Bue, Cerruti prende una forte decisione. Decide di giocarsi il tutto e per tutto. Che cosa combinerà? Ha in mente un piano, ben articolato, per scoprire la verità. E si prevedono tante svolte e clamorosi colpi di scena. Anticipazioni un posto al sole. Alex lascerà Napoli per accettare la proposta di lavoro a Madrid? Nelle ultime settimane, il pubblico di Un Posto al Sole ha assistito a vicende a dir poco sconvolgenti. Diversi personaggi, come ad esempio Marina Giordano, sembrano aver portato a compimento le storyline che li hanno visti protagonisti nei mesi addietro. Marina, dopo essere venuta a conoscenza delle macchinazioni di Lara Martinelli e Roberto, ai suoi danni, ha preso la drastica decisione di lasciare Napoli, per un po' di tempo, con il suo amato. Non sappiamo con esattezza quando e in quali circostanze i due ritorneranno sulle scene. E rimanendo in ambito addii ed arrivederci, vien facile pensare alla vicenda legata ad Alex Parisi. Come ben sapete, il suo fidanzato, Vittorio, è in crisi. La mangianza di stimoli, di imprevisti, lo sta annoiando, e non poco. Il Del Bue è molto concentrato su se stesso negli ultimi tempi. Ed è sempre più immerso nel mondo dei social network. E come precisano le anteprime, trascurerà, e non poco, la sua Alex.
quando quest'ultima, poi, tenterà di parlargli di una proposta lavorativa che potrebbe rivoluzionare le loro vite e sconvolgere i loro equilibri, il giovane del bue non le darà le attenzioni giuste. Non le presterà ascolto, e Patrizio, temendo in una rottura tra i due, sarà costretto a fare da paciere. Ma, cosa verrà proposto, alla nostra Parisi? Curare un progetto grafico, per una produzione in Spagna. Cosa che la porterebbe, a trasferirsi a Madrid, per non pochi mesi. La giovane, però, non riuscirà ad ottenere validi consigli sul da farsi, dal proprio fidanzato. E in aggiunta a ciò, sarà anche molto indecisa, a causa delle sue innumerevoli responsabilità, a livello familiare. Distinto, dunque, rifiuterà l'incarico, salvo poi pentirsene amaramente. Cosa succederà poi? Appuntamento alle prossime news, per tutti i dettagli del caso. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Si ritorna a parlare di Tommaso e della sua misteriosa morte. Non ci sarà pace per Roberto Ferri. Dopo la notizia inaspettata della partenza di Marina, l'uomo si ritroverà catapultato in una vicenda tutta nuova, ricca di suspense. La vita sregolata, i guai e le conoscenze poco pulite di Leonardo finiranno per coinvolgere anche Filippo, il quale verrà rapito, insieme all'Arena, suo antagonista in amore. Il Sartori contatterà la moglie, la quale, tutta sola ed in preda all'angoscia, si ritroverà a discutere animatamente con il suocero per il pagamento del riscatto. Le trame indigano, che si ritornerà a parlare della misteriosa dipartita di Tommaso Sartori. E che, in tale intricata faccenda, si affaccerà sulle scene un nuovo personaggio femminile, che stando ad alcuni rumors, avrà solo un ruolo guest. Destinato cioè a non durare a lungo. Nel frattempo, la grande svolta annunciata verso la fine del 2020 è arrivata a compimento. In una recente puntata abbiamo visto Marina sull'orlo della disperazione e intenta addirittura a sparare in direzione di Ferri, reo di essersi approfittato di lei e di Fabrizio per diventare il socio di maggioranza dei cantieri. Purtroppo, a farne le spese, è stato il rosato, che ha rischiato di morire. Di qui, la decisione della imprenditrice di imprimere una svolta definitiva alla sua vita e di lasciare la città partenopea per prendersi cura del suo amato. E ci chiediamo, quando ritorneranno sulle scene? Quel che è certo è che non si tratterà affatto di un addio. Marina è una donna molto forte e combattiva. Stare lontano dal posto in cui ha sofferto la aiuterà a rimettersi in sesto. Anticipazioni un posto al sole e news. Gli attori confessano il loro Natale. Marina lascia Napoli e dunque le trame della soap un posto al sole per un po'. E la sua partenza, improvvisa quanto inattesa, sta già producendo i suoi effetti nella trama della serie di Rai 3. La sua assenza, infatti, si sta facendo sentire. E non poco. Nina Soldano, di recente, in una lunga intervista, è intervenuta sulla faccenda, spiegando che Roberto ha fatto di tutto per annientare la sua ex. Ma lei è una donna forte e dalle mille risorse. Nonostante interpreti il suo personaggio da circa da 18 anni, ormai, lo considera talmente imprevedibile, tanto da riuscire ancora a stupirla. La Soldano, inoltre, si è soffermata a parlare dell'emergenza coronavirus, che tanto sta condizionando le nostre vite. Nina ha trascorso le festività natalizie a casa, riscaldata dall'amore del marito Teo. Nonostante le difficoltà insite in esse, hanno passato il Natale ed il Capodanno con il sorriso. Ed è proprio la gioia di vivere che dà ad entrambi la forza per affrontare al meglio il tutto. Dello stesso parere sono altri due attori della soap, ed ovvero Samantha Piccinetti e Michelangelo Tommaso, che vestono rispettivamente i panni di Arianna Landi e Filippo Sartori. I due, che come ben sappiamo, sono sposati nella realtà ed hanno due splendide bambine, hanno parlato del Natale e del suo significato.
Tommaso, in particolare, si è soffermato a parlare di un ricordo speciale, legato alla sua infanzia. Gli piace ricordare il Natale, del 1986, il più bello ed emozionante, in assoluto. L'attore ha svelato che la sua famiglia organizzò una grande festa, con tantissimi parenti ed amici. E, dal momento che le ultime festività sono state condizionate dalla pandemia, l'interprete ha ammesso che i suoi ricordi d'infanzia gli hanno saputo tenere compagnia. Dunque, nonostante le restrizioni della zona rossa, Samantha e Michelangelo hanno vissuto bellissimi momenti. E, in quattro. Sì, perché la Piccinetti, a luglio 2020, ha dato alla luce un'altra piccina. Viola Belle. Arianna Landi, infine, si trova in Inghilterra, con Alice e suo marito Andrea. Dal momento che le news del 2021 parlano di ritorni, è previsto anche il loro? Vedremo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.